Il Palermo resta in Serie A battendo l'Hellas Verona per 3-2 all'ultima giornata, festa per le strade, la squadra rende omaggio a Santa Rosalia alle 13.45, TG Med Sport Extra Large. Sono in Camera di Consiglio i giudici della Corte d'Appello di Palermo per la sentenza sul generale dei carabinieri Mario Mori e il colonnello Mauro Binu, imputati di favoreggiamento e accusati della mancata cattura di Bernardo Provenzano. Attesa per i lavoratori Almaviva per il vertice previsto il 24 maggio al Ministero dello Sviluppo Economico, che dovrebbe essere decisivo per evitare i licenziamenti. Nuova settimana di mobilitazione questa mattina, proteste nel centro di Palermo. Forza Italia si riunisce e indica Francesco Scoma come proprio candidato alle amministrative 2017 di Palermo. Il nome dovrà essere concordato con gli alleati di coalizione. Intanto il ministro Boschi lancia Davide Faraone alla presidenza della regione. Si chiama SiciliaJourney.com ed è un portale dedicato al turismo in Sicilia, dedicato in particolare ai distretti della pesca. Possibile prenotare alberghi, escursioni, ristoranti e altri servizi. Bentrovati a questa edizione giorno del TG Med, apertura dedicata al calcio con il Palermo che resta in Serie A. Avremo modo di vedere le immagini dell'ultima partita di campionato, la vittoria per 3-2 contro l'Hellas Verona, più avanti nel corso del telegiornale. Adesso invece le immagini della festa, l'entusiasmo per le strade di Palermo al fischio finale, Barbera ovviamente esaurito, e poi entusiasmo dei tifosi che si è riversato per strada. E questa mattina la squadra al completo al santuario di Santa Rosalia per rendere omaggio alla Santuzza. Gianluca Rubino. In 25 giorni è cambiato tutto, da Palermo-Atalanta a Palermo-Verona, ovvero dallo stadio vuoto al Barbera esaurito in ogni ordine di posto, dalla rassegnazione alla speranza, dal disinteresse all'amore incondizionato. Nell'immediata vigilia il clima è di festa, si crede nella salvezza anche se si temono gli avversari, chiamati a onorare il campionato. In tanti hanno qualcosa di rosa addosso, si rivedono i bambini e le famiglie. Lo sport viene rimesso al centro, cancellando l'onta di quanto accaduto durante la partita del 10 aprile scorso contro la Lazio. I prezzi bassi, la voglia di spingere il Palermo verso la riconferma tra le grandi del calcio, regala al popolo rosanero un'altra occasione. Tutto regolare anche nelle zone di prefiltraggio. Gli steward controllano biglietti e documenti, le forze dell'ordine ispezionano borse, zaini e qualche giacca. Nessuna protesta, le regole sono regole, non si fa fatica a rispettarle. Dopodiché si arriva ai varchi d'ingresso, si superano i tornelli e si entra. Palermo-Verona può cominciare. Termina 3-2 per il rosanero e al triplice fischio finale il boato del Barbera da brividi. Dopodiché si scatena la festa dentro e fuori dall'impianto, cori ed entusiasmo alle stelle per una salvezza raggiunta col brivido, e proprio per questo ancora più bella. Si improvvisa persino un carosello in piazza Castelnuovo, il pericolo è scampato, si può e si deve gioire. E questa mattina la squadra ha reso omaggio a Santa Rosalia, un ringraziamento sentito per un miracolo, d'accordo, sportivo, ma pur sempre di miracolo si tratta. Palermo si è salvata, nonostante tutto. Questo dunque il resoconto di quello che è successo per le strade e ovviamente anche questa mattina. Le immagini le vedremo più avanti nel corso del TG. Adesso ci fermiamo però per la pubblicità. Ciak 13, serata d'autore. Grandi registi, grandi interpreti e grandi emozioni. Una rassegna dedicata al cinema d'autore che TRM vi propone ogni lunedì. La tua pubblicità su TRM 13, Med 1, Med 2, Radio Med. Sarebbero stati due connazionali ad uccidere il rumeno il 2 maggio, un rumeno il 2 maggio scorso in uno stabile abbandonato di Catania. I due sono stati fermati con l'aiuto della squadra mobile di Friuli Venezia Giulia, di un'altra città
della Sicilia subito dopo il delitto, infatti erano fuggiti da Catania. Adesso ci occupiamo del processo a carico del generale Mario Mori, del colonnello Binu. Oggi potrebbe arrivare la sentenza d'appello per i due imputati accusati della mancata cattura di Provenzano negli anni 90. Assolti in primo grado, adesso si aspetta la decisione del Consiglio della Corte d'Appello. Per loro era già caduta l'aggravante sulla trattativa Stato-mafia. Potrebbe arrivare tra oggi e domani la sentenza d'appello del processo che vede imputati il generale dei carabinieri Mario Mori e il colonnello Mauro Binu per la mancata cattura del boss Bernardo Provenzano nell'ottobre del 95. La Corte d'Appello dovrà esprimersi sulle richieste avanzate dalla Procura Generale, che ha chiesto una condanna a 4 anni e 6 mesi per Mori e 3 anni e 6 mesi per Binu. Richiesta di condanna più leggera rispetto a quella di primo grado, perché il procuratore generale Roberto Scarpinato, il sostituto patronaggio, avevano già chiesto di rinunciare all'aggravante sulla trattativa Stato-mafia per i due militari. In questo modo il processo viene sganciato da quello in corso in corte d'assise. In primo grado erano stati dunque assolti, adesso si attende la sentenza della Corte d'Appello. Un processo sul quale rimangono ancora molte ombre. In piedi restano gli interrogativi che rimandano all'epoca dei fatti. Perché il ROS non si attivò, negando addirittura il blitz dopo le segnalazioni di un confidente che dava luogo e orari esatti di un summit mafioso al quale prese parte Provenzano, ma il quadro dei sospetti è ancora più ampio. A questo episodio infatti si aggiungono altri due capitoli dell'atto d'accusa che incrinano sempre di più la posizione del generale Mori, ovvero la mancata perquisizione del covo di Totò Riina e il mancato arresto di Nitto Santapaola a Terme Vigliatore nell'aprile del 93. Per entrambi i casi gli imputati vennero assolti, anche se l'inerzia e le inosservanze a dire dell'accusa rasentano il favoreggiamento. Un bilancio drammatico, quello della domenica appena trascorsa nelle strade dell'isola. 4 i morti, tra cui una giovane promessa del ciclismo, Rosario Costa, di 14 anni, morto dopo essere stato investito da un autocompattatore a Messina. Il giovane aveva già vinto diverse gare, correva tra l'altro con il team dilettantistico fondato pochi mesi fa dal vincitore del Tour de France, Vincenzo Nibali. Altre due giovani vite spezzate a Cianciana, in provincia di Agrigento, e a Carini, nei pressi di Palermo. Quest'ultimo, un giovane di 20 anni, Salvatore Spinosa, morto in un incidente stradale lungo la parallela dell'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza del bioparco. E un bambino di 8 anni è morto in seguito ad un incidente con un calesse. Secondo una prima ricostruzione, Vanni Di Mauro si trovava sul mezzo, trainato da un mulo insieme al proprietario, un vicino di casa. Stavano percorrendo la provinciale in contrada Timparossa quando improvvisamente l'asino si è imbizzarrito. L'uomo sarebbe caduto dal mezzo procurandosi delle fratture, mentre il bambino avrebbe continuato la folle corsa a bordo del calesse fino a quando l'asino non è entrato in un terreno privato e si è scontrato con un trattore. Il bimbo è deceduto per le gravi ferite alla testa. Torniamo ad occuparci di Almaviva. Si attende ancora la comunicazione ufficiale, ma è stato fissato per il 24 maggio il vertice al Ministero dello Sviluppo Economico. Solo a Palermo sono 1670 i licenziamenti previsti. Già da domani ripartiranno le proteste dei lavoratori Almaviva, a poco più di una ventina di giorni dalla scadenza del 5 giugno. Se non si troverà un accordo, da quel giorno l'azienda potrà inviare le lettere di licenziamento. Dopo che i lavoratori hanno bocciato la prima ipotesi di accordo, il prossimo incontro al Ministero dello Sviluppo Economico è previsto per il 24 maggio, ma si attende ancora una comunicazione ufficiale. In questi 10 giorni di attesa le proteste andranno comunque avanti, in particolare i sindacati CGL, UIL e UGL hanno annunciato a partire da domani uno sciopero dei call center palermitani che riguarderà ogni giorno una determinata commessa con i lavoratori che protesteranno davanti alle aziende committenti. Ma sull'avvertenza Almaviva è intervenuto anche il segretario generale della CGL, Susanna Camusso, oggi a Palermo. Lei ha seguito l'avvertenza Almaviva, si è fatta un'idea? A giugno dovrebbero partire anche dei licenziamenti, posti di lavoro che si potrebbero perdere. Continuiamo a chiedere che a partire dalle grandi aziende partecipate pubbliche non si facciano le gare al massimo ribasso, ma si rispettino i contratti di lavoro e le condizioni, così come è evidente che questa vicenda ci dice che il tema degli ammortizzatori per settori come quelli del call center va affrontato dando soluzioni di lungo periodo. Nell'avvertenza Almaviva ci sta
quella stagione di necessaria trasformazione di questo settore nel fargli fare il salto. Non c'è stata una rottura, c'è stata una ipotesi del governo che, non avendo la prospettiva concreta di portare a soluzione al problema, ma rinviandolo solo di qualche tempo, è stata respinta dai lavoratori. Tra le altre iniziative pianificate dai lavoratori, anche un'assemblea cittadina con parlamentari nazionali e regionali, una fiaccolata e una marcia per le strade della città. E poi una lettera al sindaco di Palermo e alla regione per chiedere, oltre agli attestati di solidarietà, anche interventi concreti. Domani dunque le proteste dei dipendenti Almaviva organizzate dalle sigle sindacali, dipendenti Almaviva che hanno protestato già oggi in corteo a Palermo. Come abbiamo sentito oggi, Susanna Camusso era in città, ha partecipato alla commemorazione di Salvatore Carnevale, ucciso dalla mafia il 5 maggio di 61 anni fa. Nel giardino della memoria è stato piantato un albero e scoperchiata una targa in memoria di Carnevale. Sentiamo. Per anni considerato una testa calda e dalle idee eversive, Salvatore Carnevale, socialista e sindacalista della CGIL, si era impegnato per l'affermazione dei diritti dei lavoratori, iniziando da quelli che lavoravano nel feudo Notar Bartolo, cercando di attuare quella che veniva già chiamata riforma agraria. Per Carnevale era fondamentale far rispettare le ore di lavoro, i contratti nazionali, insomma tutti quei diritti all'epoca negati dai latifondisti. Il sindacalista morì sotto sei colpi di lupara il 16 maggio del 1955. Gli esecutori vennero condannati in primo grado e assolti in appello. Intanto oggi un suo ricordo è stato piantato un albero e scoperchiato una targa nel giardino della memoria di Ciaculli, davanti a familiari, autorità e al segretario nazionale CGIL Camusso, che ha ribadito come la lotta per i diritti dei lavoratori è un tema ancora attuale, come lo è quello di evitare l'infiltrazione mafiosa all'interno di qualsiasi processo lavorativo e produttivo. Ho pianto, soprattutto sempre che non conoscevo poco perché era piccolo, va. Ma a Carnevale uno solo ce n'era in Sicilia. Era quel segretario di Camera del Lavoro che si batteva per la giustizia dei lavoratori, che si batteva contro i soprusi, che si batteva per i diritti. Innanzitutto il diritto al lavoro nella legalità era un tema allora, è un tema oggi. Tre proiettili, un biglietto ritrovati davanti al portone di casa a Favara dall'ex sindaco Lorenzo Airò, un'intimidazione che, stando al biglietto che era contenuto all'interno di una busta insieme ai tre proiettili, riguarda anche l'ex assessore comunale Giovanni Mossuto e che verrebbe ricondotta all'attività che da qualche anno entrambi svolgono, cioè la gestione di una cooperativa che nel quartiere del villaggio Mosè di Agrigento si occupa dell'accoglienza di migranti. Apriamo la pagina politica. Forza Italia ha designato il senatore Francesco Scoma come possibile candidato alle amministrative 2017, una scelta che dovrà essere confermata dalla coalizione con la quale il partito si presenterà alle elezioni. Le elezioni amministrative non sono proprio dietro l'angolo, ma dal punto di vista politico la scadenza elettorale del 2017 è ormai alle porte. Ecco che anche da Forza Italia arriva una prima proposta di candidatura, certo nulla di definitivo, tutto è da discutere con gli alleati, ma dopo un incontro tra il commissario regionale Miccichè, i gruppi consigliari delle circoscrizioni e del comune e del gruppo parlamentare, il nome designato è stato quello del senatore Francesco Scoma, nome sul quale il partito si sarebbe trovato d'accordo. Ad ogni modo il coordinatore regionale Gianfranco Miccichè sottolinea come la proposta sia ancora da valutare con gli altri partiti della futura coalizione di centrodestra. La decisione di Forza Italia sembra dunque far sfumare un'altra possibile candidatura della quale si era parlato nei giorni scorsi, quella di Saverio Romano. Il diretto interessato ha sempre smentito, limitandosi a dire di stare lavorando a un progetto alternativo a Leo Luca Orlando. L'attuale sindaco di Palermo da parte sua ha già annunciato la volontà di ricandidarsi. Per quanto riguarda il nuovo centrodestra, l'altro nome apparso negli ultimi mesi è stato quello di Francesco Cascio, anche se resta da capire in che direzione e soprattutto con quali alleanze si presenterà l'NCD alle amministrative. Infine, in questi ultimi due giorni sembra essere arrivata un'altra investitura, anche se si tratta di ben altre consultazioni. Il ministro Mariela Boschi ha lanciato una possibile candidatura alla regione del sottosegretario del PD Davide Faraone. Ha tutte le carte in regola, ha detto il ministro, per farlo e darebbe una forte accelerata alle riforme in Sicilia.
Due trentenni di Realmonte, in provincia di Agrigento, sono stati denunciati dai carabinieri alla procura perché trovati in possesso di 10 monete del periodo medievale, di frammenti di metallo ossidato per un peso di oltre 2 kg. Secondo i militari dell'arma, sono stati asportati dal sito archeologico di Contrada Campanaio a Montallegro. Durante la perquisizione dell'autovettura a bordo della quale sono stati fermati e controllati due giovani, i carabinieri hanno trovato anche due metal detector, due zappe e due coltelli a serramanico. È stato presentato il portale web dedicato all'acquisto, alla vendita e alla promozione di prodotti e servizi isolani. Al progetto promosso dall'azienda Evols ha visto l'adesione al portale di 12 distretti turistici. Andare oltre i campanilismi e i confini territoriali. E questa è l'idea che sta alla base della nascita di SiciliaGiorni.com, uno strumento che in linea con le tecnologie internet legate al turismo permetterà di effettuare agli utenti prenotazioni direttamente con le strutture alberghiere, per poi arrivare a prenotare ristoranti e, perché no, anche escursioni. L'iscrizione al portale da parte degli operatori turistici è gratuita per il primo anno, mentre per il 2017 è previsto il rimborso spese per i costi di gestione. È un modo di diversificare l'attività storica delle nostre marinerie in una direzione di produzione di reddito non soltanto proveniente dalla cattura del pesce, ma per i servizi che possono essere erogati ai turisti. L'idea di fondo è non migliorare il turismo, ma supportare gli operatori nella parte di commercializzazione, perché ad oggi di fatto siamo tagliati un po' fuori dai grossi circuiti, il sistema dei tour operator ormai è obsoleto, quindi se noi diamo una risposta economica agli operatori, ovviamente gli operatori potranno organizzarsi, attrezzarsi e favorire lo sviluppo. Una promozione attraverso il web che utilizza il mezzo più innovativo, ma che ha introdotto dentro questo web tutta una serie di possibilità e potenzialità che possono consentire a questi 12 territori di promuoversi, e con essi tutte le strutture ricettive del territorio. Torna l'appuntamento con Chuck 13, la rassegna di cinema d'autore che in queste settimane ci propone il ciclo Diario Criminale. Oggi alle 21 su TRM trasmetteremo Lo Sgarro, un film del 1962 diretto da Salvo Siano con Saro Urzì nel ruolo del protagonista Charles Vanel. Il film, interamente girato nell'entroterra napoletano, si inserisce nel filone del cinema neorealista italiano ed è uno dei primi film in cui si descrive l'usanza borbonica del dazio, degenerato poi in pizzo e racket dell'estorsione. Appuntamento dunque con Chuck 13 oggi alle 21. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi le immagini di Palermo e Hellas Verona e le interviste ai protagonisti della salvezza del Palermo. A fra poco. News, eventi, classifiche, notizie, www.radiomed.fm, il nuovo sito. La tua pubblicità su TRM 13, Med 1, Med 2, Radio Med. No, miracolo no, un capolavoro perché è stato fatto veramente un gran bel lavoro. Considerando le difficoltà, quindi siamo tutti molto felici. Però devo dare atto che lei diceva che noi ci crediamo, ma lo diceva anche in tempi non sospetti. Ma certo, ma la salvezza del Palermo nasce dalla coesione di tutte le persone, di tutte le componenti del Palermo Calcio. Quindi questa grande coesione ha fatto sì che il Palermo raggiungesse l'obiettivo. Facciamo riferimento alla partita col Frosinone, sì, lì è stata la svolta, diciamo così, numerica, nei numeri, perché vincendo quella partita davvero lì c'è stata la svolta e da lì si è iniziato a credere davvero che il Palermo si potesse salvare. Abbiamo messo da parte gli interessi personali per poter dimostrare a tutti quanti che siamo uomini, uomini con la U maiuscola, e alla fine ci godiamo questo momento. Nessuno ci ha mai regalato nulla,
e quindi noi non avevamo dubbi di quello che ci aspettava stasera. Ecco, abbiamo dimostrato, come ho detto prima, di essere uomini e anche stasera abbiamo fatto il nostro dovere fino in fondo e abbiamo ottenuto una vittoria importantissima. La cosa più importante era da mettere da parte i rancori, mettere da parte i problemi personali, mettere da parte tutto quello che riguardasse l'io, ma dovevamo ragionare solamente da gruppo, da squadra, e i risultati parlano chiaro. Queste dunque le parole di Davide Ballardini e Stefano Sorrentino. È già futuro per il Palermo con Zamparini, che conferma Di Marzio e che pensa a Sean Sogliano come direttore sportivo. Ci fermiamo qui anche con lo sport. Grazie per essere stati con noi, alle prossime edizioni. Lo sport è stato offerto da Fratelli Contorno, dal 1916.